per l'empowerment e il mutuo aiuto dedicato alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Si chiama REAMA, è nata dall'impegno di Pangea Onlus col sostegno di Fondazione Just Italia e vede in campo circa 70 realtà tra associazioni, centri antiviolenza, case rifugio, donne sopravvissute al femminicidio. Sono tutte associazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto della violenza, questo è fondamentale. Nella rete un comitato scientifico, un gruppo giuridico di 16 avvocate formate sui temi della violenza contro le donne che offre gratuito patrocinio. C'è poi uno sportello antiviolenza e un altro specifico mirato alla violenza economica, oltre a un piccolo fondo per le vittime. L'iniziativa è stata tenuta a battesimo a Roma, alla Casa Internazionale delle Donne. Tra le associazioni confluite nella rete di Pangea, Cuore Errante, presidente Zdenka Maric, che si occupa del sostegno ai bambini che hanno assistito a violenze, e la sede a Cerveteri. Il messaggio più importante che vorrei dare è che non bisogna tralasciare i bambini che assistono alla violenza, perché il danno psicologico che questi bambini accumulano è irreversibile. Un dramma, quello dei minori vittime di violenza assistita, che Zdenka ha vissuto in prima persona. Come se ne esce? Con un lavoro continuo, assiduo, che cosa mi motiva? La mia figlia. Nel mondo una donna su tre è vittima di violenza fisica e sessuale. Il 38% delle donne viene uccisa dal proprio partner. Oggi la violenza di genere è una delle violazioni dei diritti umani più diffuse e radicate nel mondo.